crashing down, and we're building back up again now. I see your heart, see your mind, see all you hide. I won't let you go, can't let this die. When you lose yourself, I'll be right beside you. I see your heart, see your mind, see all you hide. I won't let you go, can't let this die. When you lose yourself, I'll be right beside you. Buonasera a tutti e ringrazio i tifosi del Santa Anastasia per la presenza. Volevo innanzitutto, in attesa che arrivino i presidenti, i proprietari, gli sponsor, sono impegnati nel lavoro, fortunatamente sono impegnatissimi, perché se non fosse per loro il progetto Santa Anastasia non sarebbe ripartito. Per tornare i tifosi allo stadio deve solo vincere, specialmente dopo la retrocessione. Portare l'entusiasmo non è facile, perché giustamente lo dice, hai detto l'anno scorso, abbiamo fatto anche nelle partite clou, nelle partite di cartiere in eccellenza con il Cornese, c'era un esempio, abbiamo fatto dei veri cortei, giusto, grazie. E io sono promesso e detto che gli sarà dato una mano da questo punto di vista, perché per far ritornare i tifosi allo stadio dobbiamo fare solo bene. E questa è la promessa che ho fatto ieri e lo faccio avanti alla televisione e ai giornalisti, che noi dal primo giorno che abbiamo intrapreso questa avventura, questo progetto, è quello di portare di nuovo agli albori che merita la città di Santa Anastasia. Buonasera a tutti. La prima cosa che mi preme è di dire che devo ringraziare i vari sponsor che stanno alle mie spalle, che grazie a loro hanno fatto sì che abbiamo azzerato tutto. Oltre a ringraziare i vari sponsor che ho detto prima, tutto devo ringraziare un grande direttore, un mister e al direttore tecnico Mariano, che mi supportano con la mia resistenza di prendere giocatori purché di vincere questo campionato, che ci tengo tanto. In 3 anni ho un progetto con la società che vorremmo andare in Serie B, mi prendo questa responsabilità che è pesante. Sai, Anastasia di suo rilancio, ha fatto la serie C per tanti anni, non è mai retrocessa, quindi ho un debito con la piazza da quando sono tornato io. La squadra è retrocessa, allora quindi io per ricambiare questo debito alla piazza voglio che questo sogno si realizzi in 2 anni di andare in Serie D. Non è semplice fare un settore giovanile senza avere le strutture, e grazie a loro ci hanno messo a disposizione delle varie strutture. Poi in primis voglio dire riguardo ai ragazzi, io nella vita non ho mai perso. La prima volta che ho perso è stato quest'anno, e siamo retrocessi. Non voglio essere ripetitivo, ho un debito con la piazza e sto facendo di tutto purché questo campionato lo vinco, dedicandomi a questo campionato. Anastasia è stata una piacevole sorpresa, perché ho conosciuto una persona eccezionale come Antonio Borsacchino. Conoscevamo così sui campi, ma non avevamo mai avuto la fortuna di scambiare due parole. Però, visto che qua l'ho incontrato, due cavalli pazzi peggio di me, e mia amata è proprio presidente. Sono veramente dei cavalli pazzi, cioè io credevo di essere l'unico sulla piazza, essere un po' pazzoide, ma mi sono dovuto calmare perché lui può mantenere a freddo, quindi un po' poi siamo combinati, quest'anno sui campi, quindi vediamo un po' che mi piace un po'. Poi ho avuto anche la sorpresa di poter finalmente lavorare con Piero Vivo, perché ci conosciamo da tanto tempo, l'anno scorso, negli anni vari anni siamo incontrati a Versailles, però sempre con grande sportività. Però è una persona molto, 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 molto brava, ma non lo dico perché è qui presente, però ho avuto la fortuna anche in questo breve di apprezzarlo sul campo. Poi ci tengo molto, io dico che ci stiamo sbilanciando troppo, però mi sbilancio pure io, ci tengo a vincere questo campionato perché
per me e per la mia famiglia è un anno particolare di gioia, quindi vorrei festeggiarlo anche ricordando una data vincente del campionato. Più che concentrarmi adesso sull'aspetto tecnico, che diciamo è scontato in quanto sono comunque tra staff ed atleti, comunque persone che abbiamo scelto insieme al direttore e insieme alla società, per cui sarebbe semplice parlare ed elogiare quelle che sono adesso le caratteristiche di questa squadra, però mi fa piacere che ci sia una piccola rappresentanza dei tifosi della strada Anastasia. E nel mio recente passato sono stato in piazze importanti come Santa Anastasia e c'era lo stesso numero iniziale di tifosi. Siamo arrivati poi in finale o in appuntamenti importanti dove probabilmente il numero era centuplicato. Mi auguro di poter dare soddisfazione a questa città e a questa piccola rappresentanza, sperando che gli obiettivi nostri siano quelli di fare un grosso campionato e di risvegliare un po' l'interesse della piazza. Buonasera a tutti, ringrazio il direttore di questa opportunità di avvicinarsi al calcio dilettantistico, che la mia famiglia ha sempre partecipato attivamente. Vedo con piacere un'ottima organizzazione, tutti i ragazzi sembrano, scusate l'emozione, ringrazio tutti e in bocca al lupo. Ci teniamo a sottolineare un piccolo pensiero, non voglio essere presi in giro, c'è lo scopo della recessione, il presidente Borzacchiello mette la faccia perché si è sempre presentato dopo una sconfitta, dopo le figuracce della scorsa stagione. Quest'anno si riparte, per un campionato di promozione, un giorno è bello e avvincente. La società c'è, a mio avviso, un vecchio colpone come era in prota, senso buono della parola. E mi hanno amata, scusami, direttore sportivo con il colpaccio Gigi Caputo, un'altra ciliegina. Mister Olivi che scende di categoria soltanto per il nome, per un progetto serio come quello del gruppo dirigenziale. Adesso tocca a voi ragazzi sudare la maglia, ma con massimo impegno, perché ci sono tutte le premesse, non diciamo per quale obiettivo, ma è chiaro, tocca a voi. Adesso la società c'è l'organizzazione, i tifosi ci sono, che sia un grande Stasia, un grande applauso per la volante della società. Allora, stasera è una serata importante in casa Stasia, perché si presenta ufficialmente a tifosi e addetti ai lavori, soprattutto alla mia sinistra il direttore sportivo Emiliano Amata, alla mia destra la new entry, e a breve presenteremo un volto noto del calcio campano come Mariano Improta. Allora, Emiliano Amata, direttore sportivo, che Stasia è stata allestita alla vigilia di questo campionato, parliamo della Regione B di promozione. È un progetto sicuramente che è iniziato man mano a crescere e stiamo veramente dedicando 24 su 24, abbiamo abbandonato le famiglie e tu sai, poi quando poi incomincio e coinvolgo ruolo per ruolo amici e professionisti nei ruoli adepti a quello che sono lo staff tecnico dirigenziale, e sta riuscendo una bella cosa. Fino adesso sono state solo, diciamo, programmazioni e chiacchiere. Da sabato cominciamo a fare sul serio, inizia il campionato. La società, la proprietà mi ha investito il ruolo di direttore sportivo e direttore generale per gestire a 360 gradi la società, creare un settore giovanile e una scuola calcio. Quindi stiamo man mano, step by step, cercando di fare il meglio possibile. Ad una rosa bella, ampia e competitiva mancava qualche tassello, possiamo ufficializzare ancora presto? No, l'ultimo, ma non per importanza, è Gigi Caputo. Oggi ho chiuso il contratto con Gigi Caputo, che si è allenato già con noi e ha firmato anche, quindi abbiamo ampliato ancora. Però non vi posso dire che non ci siamo fermati qua. Domani mi incontro con l'amico direttore sportivo Marco Mignano, ho chiuso per il prestito di un portiere, il portiere lavorante, il prestito con valorizzazione, con accordi con la società, con la famiglia Mazzamauro e Marco Mignano.
Stasia scatenato sul mercato, Gigi Caputo il nuovo acquisto, movimenti in entrata, perché davvero la partecipazione dello Stasia al prossimo girone B di promozione sarà partecipazione legata ad un campionato da primissima fascia. Ci sono nomi importanti, lo stesso acquisto di Gigi Caputo svela le ambizioni velleitarie della dirigenza stasiana. Diamo il benvenuto a Mariano Improta, nome importantissimo del calcio campato. Direttore, perché la scelta Stasia? Ma la scelta Stasia è stata un poco un trabocchetto dell'amico mio Emiliano, perché mi ha invitato un giorno a vedere gli allenamenti dello Stasia, però aveva già in progetto di farmi conoscere il presidente Borzacchiello. Sono andato al campo, mi ha presentato il presidente e il presidente subito mi ha fatto una proposta. Diciamo che io mi sono pigliato 2 o 3 giorni di tempo, perché forse molti lo sanno, sono stata affratta quasi un mese, però diciamo così, non era una situazione bellissima come società, come squadra, però non era una situazione che a me piaceva molto. Diciamo così, mi sono pigliato un po' di tempo, però il tempo è stato brevissimo, un giorno, perché sapete, anche queste cose vanno anche a pelle di simpatia, di vedere un po' l'ambiente come era, e quindi il giorno dopo ci siamo stretti la mano e ho incominciato a lavorare con lo Stasia. Devo dire subito che è stato un bel impatto, perché ho visto come si lavorava, ognuno al proprio posto, ognuno con le proprie mansioni, anche se poi alla fine l'amico Emiliano mi ha fatto anche un altro regalo, oltre al direttore tecnico mi sta facendo fare un po' anche tutto quello che riguardano gli incartamenti della società. Io mi piace farlo e quindi penso di dare un mio, non so se piccolo o grande, contributo, come l'ho dato negli ultimi 3 anni con la Sessana e il Savoia, dove ho avuto anche il piacere di incominciare a lavorare con Emiliano, e dove anche con noi quest'anno abbiamo pigliato anche il preparatore dei portieri Punzi, che anche con noi era al Savoia, quindi con Ulivi ci conosciamo da tanto tempo, quindi diciamo che siamo una piccola equipe che vuole fare belle cose. Io non amo i proclami, però dico che questa squadra ha buone possibilità di inserirsi sin dalle prime giornate nei primi posti della classifica. Poi sapete benissimo che tutte le partite iniziano 0-0, tutte le partite possono avere un altro risultato alla fine. Noi sicuramente ci stiamo mettendo tutto quello che possiamo, della nostra esperienza, della nostra capacità tecnica, proprio vediamo che noi abbiamo, il Santa Anastasia, il presidente Emiliano, hanno pigliato persone giuste al posto giusto, abbiamo pigliato un allenatore capace, abbiamo un preparatore di portieri capacissimo, un magazziniere che è organizzatissimo, un grande massaggiatore come De Lonoris, che ha frequentato anche società professionistiche come il Napoli, quindi questo va a merito di Emiliano di aver costruito un'equipe di primo ordine. E poi abbiamo un dirigente storico di questa società che sa vita e morte della società come Lorenzo Passaretti, e quindi che noi un po' quello che noi chiamiamo, ci aiutiamo, domandiamo, e lui è capace anche di dire il gruppo unito, sbagliato e unito, quindi io penso che si possa fare molto molto bene. Spero solo che si riesca di nuovo a riempire lo stadio di Santa Anastasia, perché la mia generazione, purtroppo io sono il più vecchio di questa equipe, ricordano gli anni d'oro del Campania Potenziale di Santa Anastasia in Serie C, dove gli spalti erano crepiti. Spero di ritornare a quei livelli, non dico subito, ma per riportare almeno l'agenda allo stato, che poi Santa Anastasia è una bellissima e grande città conosciuta in tutta Italia. Quindi in conclusione non posso che ringraziarvi. La piazza stasiana delusa dell'ultimo campionato, ha voglia di persone serie, un progetto bello e ambizioso, su tutte le premesse per far bene. L'invito a seguire lo Stasia quando giocherà tutti compatti per un unico grande obiettivo. Sicuramente, infatti poi come ogni volta che mi trovo in piazze nuove, ieri ho fatto una riunione con i tifosi allo stadio, dove ho fatto una premessa molto importante. È vero la retrocessione, è vero la loro, diciamo, delusione da questa cosa, però il vero tifoso segue anche in Serie A la propria squadra del cuore. Gli ho fatto una premessa e una promessa, che io ho detto: ragazzi, io sono stato in piazze dove
normalmente già c'erano 2.000-3.000 persone a seguire normalmente la squadra, come sono stato fortunato, sono stato a Como, ad Ancona, sono stato a Campobasso, poi nei dilettanti qua in Campania sono stato a Ercolano, e l'anno scorso con Mariano siamo stati al Savoia. E quindi la scommessa è proprio questo, quello di portare gli stasiani a vedere, avere lo stadio pieno e portare l'entusiasmo nella città di Sant'Anastasia. Io penso che i numeri ci sono, però poi, come dice giustamente l'amico Mariano, le partite iniziano 0-0 e che vinca il migliore. Dottore, anche a te l'invito a seguire la squadra nel tempio del calcio campano. Ma non lo so, io ho iniziato questa avventura e io è il 38esimo anno di attività agonistica che faccio. Non l'ho lasciato, fortunatamente, non so se per fortuna o per bravura, mai lavori a metà, se non in qualche caso dove non si vedeva un traguardo. Io spero di completare l'opera come è stata fatta a Sessaurunga, dove siamo partiti dalla promozione, siamo arrivati fino alle finali nazionali. Spero di poter fare insieme agli amici qua comuni lo stesso lavoro, e sarebbe una bellissima cosa. Batte forte il cuore dello Stasia per Lorenzo Passaretto. Lorenzo, ho perso il conto dei campionati che ti legano allo Stasia. Ai nastri di partenza, una stagione che dovrà essere positiva. Quest'anno è il 13esimo campionato che sto con lo Stasia, anche perché io sono un anastasiano doc, sono nato qua, e niente, mi auguro che le cose vadano sempre meglio. Veniamo da una brutta retrocessione, però non importa la categoria, ma importa l'appartenenza. Volevo ringraziare il direttore Mariano Improta delle belle parole che ha speso per me, e cerchiamo di fare le cose per bene, e sempre forza Stasia. Turo Punzo, preparatore dei portieri, la qualità dei portieri insieme allo Stasia in questa stagione. E oggi abbiamo uno dei portieri più esperti e forti della categoria, che è Ciondoli, che io ho avuto già pure a Caivano con Gargiulo, quindi lì siamo tranquilli, non abbiamo nessun problema. Poi abbiamo... Permettimi, insegni che il campionato è lungo, dietro il portiere lungo, esperto ci vuole una bella e sana concorrenza. Certamente, tant'è vero che già stiamo provvedendo con qualche giovane un po' più promettente, quindi avere un portiere esperto e un portiere giovane può far comodo al mister. A tuo avviso questa squadra dove può arrivare? E a mio avviso questa squadra deve vincere il campionato senza giocarci intorno, per come c'è un'organizzazione qua, e io faccio questo da tantissimi anni. Ti conosciamo perfettamente. E onestamente lo raccontavo oggi ad un amico, io sono venuto qua, non ho proprio parlato, non ho proprio, è la prima volta che è successo in vita mia, sono stato accontentato forse senza parlare. Forse perché si parla la stessa lingua. Forse c'hai ragione, sarà questo il motivo. Te lo ripeto, è la prima volta proprio che ti sta bene, va benissimo. Ho iniziato subito. Quando si parte con una società, con l'entusiasmo di Borzacchillo, sì, di Improta, di Emiliano Amata, Ulivi allenatore, sì. Si gettano le basi per davvero una stagione di primissimo livello. Tant'è vero che siamo stati insieme già l'anno scorso, diciamo, col Savoia, insieme a Mariano, insieme a Emiliano, e quindi un pezzo di noi già l'avevamo, cercavamo di costruire l'anno scorso. Diciamo che non è andato come doveva andare, ma ci rifaremo quest'anno, sicuramente ci rifaremo. Tra i primi a sposare il progetto Stasia, Mario Carlino, leader del reparto arretrato. Mario, sensazioni, bilancio, questa tua esperienza, una tua nuova avventura. Ciao Mario, sinceramente, come già ti ho detto precedentemente, non ho avuto dubbi a sposare il discorso del mister, del direttore e del presidente, a cui soprattutto al mister mi lega un rapporto che va oltre il campo, quindi ho sposato con entusiasmo il progetto, anche perché effettivamente si è rinnovato, si è creato un discorso importante, una struttura, un'organizzazione, diciamo, da categoria superiore. E poi, per quanto riguarda il campionato, c'è un obiettivo, chiaramente si farà di tutto per cercare di raggiungerlo.
Il direttore Amata annuncia, porta la, in dote la ciliegina sul mercato, l'ha annunciato stasera, poche ore fa, Luigi Caputo. Luigi Caputo, reduce dall'esperienza comune in quella di Afragola, altro elemento di esperienza, una rosa bella ampia e competitiva. Possiamo dire che con l'acquisto di Caputo, con una società sempre attiva sia dal punto di vista organizzativo che dal lato tecnico, lo Stasia si presenta come tale candidato ad un campionato di primissima fascia. Sì, come ti dicevo prima, io credo che la prima cosa prima del campo è la struttura, l'organizzazione che si crea fuori dal campo, e credo che quest'anno si è creato uno staff societario e tecnico di primo ordine. E poi per quanto riguarda Gigi, sicuramente un tassello in più, un elemento in più importante di esperienza, con un curriculum importante, ma soprattutto un ragazzo che sicuramente verrà a darci una mano e sarà un'ulteriore freccia nell'arco del mister. Allora, abbiamo presentato agli amici di Sport Event la squadra, allestita dalla sapienza del direttore Emiliano Amata, al punto di vista organizzativo, al lato dirigenziale. Andiamo adesso a conoscere l'allenatore dello Stasia alla vigilia di questa splendida avventura campionato 2016-2017. Mister Piero Livi, ben ritrovato. Questa esperienza, un bilancio dopo questi giorni di allenamento, abbiamo ammirato la squadra in coppa, adesso si fa sul serio, da questo momento in poi si fa sul serio e si punta al vero obiettivo che è il campionato. Mister, che squadra è stata allestita? Società esperta, giovani che scalpitano, noi ci ritroviamo dopo il primissimo tuo allenamento, quel tuo discorso che facesti al centro del campo, ragazzi, massimo impegno, bisogna essere chiari. Campionato di promozione sarà bello, competitivo, nessuno ci regalerà niente, bisogna riavvicinare la gente allo stadio, soltanto a suon di vittorie e suon di grandissimi impegni sia in allenamento che in campo. Le tue sensazioni al termine di questi primi mesi di allenamento? Sì, le mie sensazioni sono positive, perché in pratica dopo, diciamo, siamo quasi a un mezzo ciclo, siamo diciamo a un buon punto della preparazione, tant'è vero che la prima gara con il Nola, la prima gara ufficiale, ci ha visto comunque esprimere anche un buon calcio. Nei primi 60 minuti avevamo comunque noi molto possesso e siamo riusciti anche a creare diverse occasioni, insomma, importanti. Poi è chiaro, un po' le condizioni del tempo, insomma, quella giornata in particolar modo era molto calda, per cui ci ha un po' tagliato le gambe, in quanto avevamo comunque una preparazione, una decina di giorni in meno di preparazione rispetto al Nola. Già per esempio ieri in Coppa contro l'Avellino, che so che comunque è una squadra impostata anche per fare un campionato importante, abbiamo fatto una grossa gara, nonostante io abbia fatto alternanza di atleti e quant'altro. Sono contento perché i ragazzi, i carichi di lavoro li hanno assimilati abbastanza bene, siamo pronti per questa prima sfida che ci sarà sabato al Comunale di San Giorgio. Sono contento soprattutto del lavoro fatto dal mio staff per quanto riguarda la valorizzazione di giovani. Tra l'altro noi stiamo giocando con un ragazzo 2000, quindi oltretutto, insomma, sì, ieri ha fatto una grossa prestazione, quindi anche un motivo di orgoglio questo per la società Stasia, quella di comunque di poter mettere in campo un ragazzo 2000 e un ragazzo 99, che rappresentano comunque in questo momento un valore aggiunto. A lo dici tu, ma lo diciamo noi, lo dicono i fatti da sempre. Ami valorizzare i giovani, tanti calciatori che nel corso della tua carriera hai dato, qui dato fiducia, e c'è ancora un rapporto di stima reciproca. È vero, perché se nel passato recente c'è il Cipolletta 96, che è, insomma, difensore centrale, quindi non è da tutti come dire, provare ad utilizzare un ragazzo under difensore centrale, ma voglio dire, poi c'è il lavoro fatto dallo staff, compreso quello del sottoscritto, ma c'è soprattutto anche la voglia da parte dei giovani di mettersi a disposizione, per cui sono contento, perché c'è un giusto mix tra anziani e giovani, sono tutti ragazzi che anche quando presentano nell'età anagrafica un'età abbastanza importante, però hanno lo spirito del giovane, per cui... L'avversario del girone, che idea ti sei fatto? Ancora presto per dare un giudizio. Ma è un girone molto competitivo. Io non credo ci siano squadre materasso, squadre, voglio dire, che
Ci saranno tante squadre, tanti campi difficili, tra l'altro quelle vesuviane in particolare, tra San Gennaro, San Gennarese, mi viene la Virtus Ottaviano, insomma, e poi ci sono le squadre napoletane che comunque hanno blasoni, hanno anche rose importanti che sicuramente diranno la propria nel campionato. Noi partita dopo partita l'andremo ad analizzare, l'andremo andremo insomma a trovare quelli che possono essere i punti deboli degli avversari e cercare di fare quanti più punti è possibile. Poi se ci sarà una più brava di noi non lo so. Il saluto finale del mister Pietro Oliva a Sportevene, mister, storicamente la nostra trasmissione porta purtroppo le squadre e vogliamo fare i debiti scongiuri, siamo all'inizio della stagione. Il tuo saluto ai nostri telespettatori, noi a breve cominceremo con la nostra consueta diretta di lunedì sera, ti aspettiamo negli studi, un grande in bocca al lupo alla tua squadra e davvero noi ci vedremo al campo per seguire la vicenda della tua squadra. Crepi, e io auguro a voi un buon lavoro, del resto insomma siete sempre su questi campi quasi 365 giorni all'anno. Io non posso essere che contento perché con te ho un rapporto di amicizia già da consolidato da tanti anni di calcio. Diciamo che speriamo di un bocca al lupo reciproco e sperando di coronare il sogno finale di portare questa squadra e questa città nei campionati regionali un po' più importanti. Allora, siamo con il direttore sportivo dello Stasia Emiliano Amata. Direttore, in questo calcio che brucia tutto e subito, in questo calcio di raccomandazioni, di sponsor, di persone che vanno avanti non per meriti, quanto esiste la meritocrazia nella tua squadra? Ah, c'è tutto, perché come tu ben sai, proprio da poco, cioè nel mese di agosto sono stato eletto nel Consiglio Nazionale dei Direttori Sportivi Abilitati e stiamo facendo una lotta noi abilitati per i facenti e funzioni che sono la rovina del calcio, sono coloro che portano gli sponsor, i genitori, fanno soffrire le famiglie, si prende i soldi dalle persone e questo deve finire perché come tutte le cose il calcio è un'azienda, la società di calcio è un'azienda, quindi devono essere gestite da presidenti seri che hanno i soldi e dai manager che sanno gestire le società. E con chi? Sei un direttore sportivo, giudicatemi per la campagna acquisti. L'allenatore Pietro Olivi, giudicatemi in base ai risultati, perché non esiste né sponsorizzazione né raccomandazione. Ma veramente vengo pagato profumatamente, anzi devo dire la verità, dopo l'esperienza che ho avuto con la famiglia Mazzamauro e che approfitto per salutarle e fare un bocca al lupo per la Serie D, la famiglia del presidente Borzacchiello è una famiglia seria, mi ha dato subito mandato su tutto, anzi hanno eletto il presidente al direttore generale Borzacchiello, presidente, e a me mi hanno dato la responsabilità della direzione generale e della direzione sportiva e mi hanno messo a disposizione un pacchetto economico non differente in questa categoria. Ma anche per allestire una grande società, ristrutturare tutto e fare un bel settore giovanile e una scuola calcio. È difficile, ma ci divertiamo sicuramente, ma solo per meritocrazia, perché elenco non per altro. Direttore tecnico Mariano Improto, si presenta da solo. L'allenatore in secondo Gigi Liguori. Permettimi, sì. Direttore tecnico Mariano Improto, la squadra è valida e competitiva, sì. Ma serviva la persona giusta al posto giusto, persona scaltra dietro le quinte, perché è importante la società ben organizzata. Io penso, parlano i fatti, parlano le esperienze dell'ultimo, il direttore dice che siamo al 38esimo anno e parla il curriculum vitae di un personaggio che si sa muovere, che con la sua esperienza ha fatto le fortune di tantissime società. Le fortune del grande Carmine Tascone con Mariani in prota hanno fatto tante esperienze, e lui è Peppe Santoro e Lucina, lui è stato l'osservatore e il match analyst, che adesso così si chiamano, del mister della Nazionale Ventura all'epoca del Napoli, quindi era facile scegliere Mariano, oltre che ci lega un'amicizia, ma è un abilitato. Mister Ulivi abilitato a Coverciano,
Gigi, siete raccomandati? No, non siamo raccomandati. Gigi Liguori, abilitato, ex calciatore, Serie C, Serie D e tutto. Per l'Atletico, un certo professor Albarella. Il massaggiatore Gennaro De Novellis, 20 anni con Napoli di Serie A insieme a Carmando. A Egidio Coppola, magazziniere per tanti anni della Barrese. Quindi di che cosa dobbiamo dire? Solo abilitati, noi cerchiamo solo abilitati. Poi l'errore e il non vincere non dipende dalla la scarsa conoscenza o professionalità, che poi dopo è il campo e il rettangolo di gioco che darà ragione alla vincente. Però io dico sempre, chi vince un campionato non è detto che sia vincente. Essere vincenti, essere preparati e professionalmente adepti al ruolo che si interpreta, non i facenti funzione. Sportivamente emittente ufficiale della squadra, il saluto del direttore Milano Amata. Direttore, noi a breve partiremo con la nostra consueta programmazione del lunedì sera. Ti aspettiamo, non ti invito perché sei un amico, al di là della squadra sei sempre venuto a trovarci, impegni tuoi permettendo, perché sappiamo un'attività ben avviata sia in Italia che all'estero soprattutto. Un in bocca al lupo, ti aspettiamo ai nostri studi. Crepi e ti ringrazio come sempre. Ricordo sempre quella puntata radiofonica. Autentico colpaccio in casa Stasia, l'ingaggio di Francesco Albarella, un cognome pesantissimo, dinastia Albarella, preparatore da vicino, segue lo sviluppo dei calciatori dello Stasia dal punto di vista atletico e non solo, perché si instaura col calciatore un rapporto di confidenza, si cercano di cogliere quei primi indizi fondamentali al mister durante la settimana per la riuscita poi di un allenamento come si deve esemplare, e poi i risultati si vedono in corso d'opera la domenica pomeriggio. La presentazione agli amici di Sport Event, quali sensazioni, perché la scelta Stasia? Scelta Stasia perché è una società importante, hanno un progetto importante, la rosa è un'ottima rosa di giocatori, di esperienza, e tanti giovani con un ottimo futuro, ecco perché c'è stata la scelta dello Stasia. A tuo avviso, perché dovrei seguire io lo Stasia, io tifoso stasiano, perché devo venire il sabato pomeriggio a seguire la squadra in casa? Perché è una, appunto, come ho detto, una rosa importante, quindi ci sarà sicuramente un bel gioco, perché il mister è un ottimo mister, quindi saprà mettere in campo un'ottima squadra dove riusciremo sicuramente a fare un bellissimo campionato. Popolo stasiano reduce dall'amarezza della retrocessione scorsa, primo allenamento a bordo campo un episodio, fermano il direttore Amata, chiedono notizie naturalmente, perché vuoi il mercato che ha impazzato addirittura con oggi l'ingaggio di Gigi Caputo, hanno chiesto notizie sulla squadra. State tranquilli, seguite la squadra, che davvero quest'anno ci sono tutte le credenziali per poter applaudire una squadra da primato. È sfuggita l'eccellenza, sarà conquistata, ne siamo certi, sarà conquistata sul campo, perché le vittorie sul campo preparatore professore sono le più belle. Sì, esatto, sono quelle che contano di più e che danno un valore a una società e a una squadra. Per Stasia, dal punto di vista atletico, quando lo vedremo in campo? Ma sicuramente, diciamo, intorno al dopo le prime due o tre partite del campionato. Adesso siamo in fase di evoluzione, in fase di lavoro continuo, la squadra si sta conoscendo, quindi sicuramente fra due o tre partite vedremo il vero Stasia. Gennaro De Novellis, altra firma prestigiosa dello staff tecnico di mister Ulivi. Dire massaggiatore, il custode dei segreti nello spogliatoio dello Stasia. Allora io entro in punta di piedi in questo spogliatoio per ammirare un gruppo di campioni, giocatori che si sono rimessi in gioco per la vigilia di una stagione importantissima. Innanzitutto, la tua passione per il calcio ti conosciamo da una vita, è nata? Sì, ho iniziato tanti anni fa a fare il massaggiatore nel settore giovanile del Napoli, poi ho fatto tanti anni di prima squadra del Napoli, adesso insomma mi trovo qui e sono felice perché ho trovato tanto organizzazione e entusiasmo ed mi fa piacere. Io è come se stessi facendo il massaggiatore in Serie A, perché ho avuto questa impressione di organizzazione e di serietà, e allora quando si lavora o Serie A o Serie B o qualsiasi categoria, ognuno fa il suo dovere, il suo compito di professionista. Sembra fatta apposta, ma il tenore di tutte le interviste è lo stesso. Sì. Si entra in punta di piedi in una società ben organizzata dove vige la professionalità, rispetto dei ruoli,
c'è la giusta miscela tra l'esperto e il giovane che ha voglia, ma quella voglia sana che fa bene al gran calcio. Il tuo invito ai tutti i tifosi stasiani, è un anno importante, seguite la squadra, date fiducia al progetto dei direttori Amate, che ha costruito una squadra di primissimo ordine, dietro ai tecnici come Gianni Prodi, il presidente Borzacchillo, dall'entusiasmo dirigenziale. È un anno importante, sostenete e venite sempre a seguire la squadra. Sant'Anastasia è un paese storico, famoso, e allora si merita una squadra importante. E io devo dire, sono rimasto entusiasta dal direttore Amate che mi ha invitato, abbiamo parlato ed è stato proprio come se ci conoscessimo da tanti anni. È stato veramente un piacere. Io sono sicuro, ecco, sono sicuro che si faranno cose buone, perché le premesse ci sono, di serietà e di organizzazione. Domenico Ciontoli, saracinesca dello Stasia. Avere un portiere forte da 10 punti in più. Domenico Ciontoli, baluardo difensivo. Domenico, perché la scelta Stasia? Mi hanno proposto un bel progetto e subito accettato. Poi c'è il presidente Antonio, il mister Ulivi, direttore Amate, direttore generale Improte, quindi non potevo scegliere di meglio. Ho la fortuna di esserti amico, essere amico a te, a tuoi fratelli, a tuo padre, alla famiglia Ciondo, che ha dato tantissimo al calcio. Domenico, qual è il tuo segreto? In tutte le piazze ti sei fatto voler bene. Non vedo un Domenico Ciondoli avversario, perché quest'anno avremo l'onore di seguirlo come televisione, ma le mie non sono parole di parte, è sempre stato così. Da giocatore della prima squadra o da avversario c'è sempre stata la stima, ti sei sempre fatto apprezzare, perché sei un signor professionista. Poi al di là del risultato finale, la ricetta è sempre la stessa: lavorare, essere seri e lasciare un buon ricordo nelle piazze in cui hai militato. Sì, diciamo che mi affeziono tanto alle piazze dove vado a giocare. L'ultima è stata Sessa, che sono stato 2 anni lì, sono stato benissimo. Mi sono fatto voler bene e spero anche qui a Stasia. Il segreto è di parlare poco e lavorare, e fare risultati, essere bravi, essere forti in quel rettangolo di gioco dove noi siamo. Ogni sabato è sempre un esame, quindi io il mio segreto è lavorare tanto e ripeto, parlare poco. Poi le soddisfazioni arrivano. Infatti sono 2-3 anni che ho avuto tante soddisfazioni. Con i playoff persi a Sessa, con la finale di Coppa Italia l'anno scorso persa anche lì, però l'importante è che vengo apprezzato come uomo e poi dopo come calciatore, quello viene in seconda parte. Domenico, tu lo sai, con la schiettezza che mi contraddistingue da sempre, vorrei spendere il momento felice della tua carriera, come quella attuale 2016, un pensiero per una persona che ti ha aiutato in un momento non poco felice, però capitano nell'arco della stagione. Io do tanto peso alla componente fortuna, ad una società che ha investito, che ha puntato su di te, presidente Filippo Savinelli, piazza San Felice a Cancello. In quell'atto della tua carriera hai trovato la piazza del rilancio, un girone in quel campionato di promozione. Sappiamo poi la fine del calcio a San Felice per la vicenda di Giuseppe Feola. Vorrei un tuo pensiero per quella piazza, per quell'ambiente che ti ha accolto alla grande, e nel ricordo di un calciatore, Giuseppe Feola, che sarà sempre presente nella mente di tutti noi. Sì, io ho un bellissimo ricordo di Peppe, di Peppe e anche di quella piazza. Sì, mi ricordo che mi chiamò mister Tarantino, che all'epoca era l'allenatore del San Felice, e andai in quella piazza perché venivo da una parentesi, chiamiamola così, bruttissima. Mi chiamo il mister, andò lì e mi giocai tutte le mie carte, perché poi non ero conosciuto lì. C'era il grande Agostino Lostrale e mi trovai molto 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 bene. Ci togliemmo anche belle soddisfazioni, perché poi quell'anno la Frattese vinse il campionato e noi facemmo una grossa partita in casa nostra, vincemmo 1-0 e fui uno dei protagonisti di quella partita, che porto sempre in mente con me. E
Voglio spendere anche qualche parola per Peppe. Peppe lo tengo ogni momento davanti agli occhi, ragazzo d'oro, vabbè, è inutile spendere parole perché lo conoscono tutti Peppe. Sono rimasto veramente folgorato dalla notizia all'epoca. Purtroppo questa è la vita e dobbiamo andare avanti, portando sempre però Peppe nel nostro cuore, sì.